Per salvaguardare il paesaggio ed evitare che l'installazione di pale eoliche comprometta aree di particolare valore storico, ambientale e paesaggistico, bisogna modificare il piano energetico e ambientale regionale. E quanto sostiene il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Santochirico in una lettera inviata al presidente della Regione De Filippo e ai presidenti dei gruppi consiliari. Per il presidente del Consiglio regionale la proposta dell'INU, che prevede di aggiornare le regole per individuare le aree e i siti non idonei alla localizzazione di impianti di produzione di energia sulla base dei criteri di un recente decreto, consentirebbe di contemperare gli obiettivi comunitari, nazionali e regionali di diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica con l'esigenza di tutelare e perseguire i valori ambientali del territorio. In questo modo, fa notare Santochirico, è possibile anche difendere quel sentimento collettivo e fonte di identità sociale che è il paesaggio.